Tanto dico che vanno bene i negoziati, però nel frattempo arrivano i missili su tutta l'Ucraina e nel frattempo minaccio l'Europa che aiuta gli ucraini? Ma guarda, la mia esperienza mi dice che ogni volta che ci si avvicina alla possibilità di un cessate il fuoco con un negoziato, gli scontri invece di rallentare aumentano, perché si cerca di acquisire posizioni che poi ovviamente rimarranno a bocce ferme quelle che si sono conquistate. Quindi da questo punto di vista non mi stupisce che i russi stiano accelerando. La Cina sta mediando adesso abbastanza, diciamo, in modo ufficiale, ma lo ha fatto già nei giorni scorsi in maniera più riservata e sottotraccia, perché ha tutto l'interesse che, insomma, la situazione si calmi, perché, diciamo, ci ricordiamo che qualche giorno prima dell'inizio degli scontri Putin era andato a Pechino e, diciamo, c'era stata una sorta di riappacificazione con Xi Jinping e con la Cina. Io credo che il negoziato di ieri, che riprenderà domani, sia cruciale soprattutto per l'unico punto su cui si potrebbero trovare tutti d'accordo, che è appunto il cessate il fuoco. Sarà una nottata comunque molto complicata. Molto, molto faticosa, molto pesante. Eravamo collegati con l'Eleonora italiana che vive a Kiev e che in questi giorni ci aiuta a raccontare quello che lì sta succedendo, e le sirene suonano e loro sono nei rifugi. Insomma, la sensazione è che la temperatura si stia davvero alzando. Si alza la temperatura anche